Con una deliberazione di giunta municipale di oggi, l'amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia ha fornito il proprio atto di indirizzo all'ufficio tecnico comunale per l'acquisizione del contributo assegnato attraverso il decreto crescita pari a 70.000 euro, finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Ma sentiamo direttamente dall'assessore alle opere pubbliche, Gabriele Gurgone, come questa somma verrà investita. Sì, grazie a questo finanziamento, appunto 70.000 euro, nell'ambito dell'efficientamento energetico andremo ad illuminare via Cide De Gasperi, che è quell'arteria importante stradale che collega il nostro comune a Biancavilla, e quindi metteremo in sicurezza quel tratto di strada, visto che purtroppo è stato teatro negli ultimi tempi di incidenti gravissimi, tra cui anche un incidente mortale, e quindi è un intervento molto molto importante. Si tratta quindi di 70.000 euro, quindi, che prevede la qualificazione fino a quella già esistente, o perlomeno ai pali esistenti, che comunque verranno messi in funzione, che sono quelli ubicati prima della doppia curva e quindi l'ingresso di Santa Maria Codia. Devo ringraziare assolutamente il dottore La Pisarda e il geometra Mazzaglia, entrambi dell'ufficio tecnico, per il grandissimo lavoro svolto, sia appunto in sede di ottenimento del finanziamento che in sede di progettazione. I lavori partiranno inderogabilmente entro il 31 ottobre, per poi concludersi sicuramente entro questo 2019.